torniamo ancora una volta a vedere la forza della Pasqua che è nella speranza da ricercare, da vivere nel momento presente. Questo è uno degli annunci più belli, più forti della Pasqua. Cristo è vivo, Cristo è risorto, non ieri, ma oggi. Risorge con me, risorge con te, risorge ogni giorno, quando io gli do la possibilità di essere presente nella mia vita, quando io gli do la possibilità di vivere me attraverso la fede, la speranza e la carità. Noi molte volte ci sentiamo bloccati dal vivere la nostra fede perché pensiamo sempre a atti eroici. Ma è importante invece vivere la Pasqua ogni giorno nelle cose piccole e ordinarie. Saper discernere la presenza del risorto e saper credere che il risorto è presente nella mia quotidianità, nel lavoro, nella cura che ci metto per i miei figli, per mio marito, per la mia casa, per mia moglie, per la mia fidanzata, nella cura che ho della natura, nella cura che ho per gli altri. Discernere questa presenza nelle cose ordinarie. Raissa Maritain scrive nel suo diario queste parole: i doveri di ogni istante sono le oscure apparenze. No, chiedo scusa. I doveri di ogni istante sotto le oscure apparenze nascondono la verità del divin volere. Essi sono come i sacramenti del momento presente. Semplice. Quello che io devo vivere, vivo come dovere. Fare la mamma, fare il papà, lavorare, fare, come dire, lo studente. Questi doveri nascondono la verità di Dio, la volontà di Dio. E questa ordinarietà, ci dice Raissa Maritain, sono come i sacramenti del momento presente. E facendo un salto indietro nel tempo, ma di molti secoli, sentiamo che cosa ci dice Origene in una omelia sul Levitico. Non è in un luogo che bisogna cercare il santuario, cioè Dio, ma negli atti, nella vita e nei costumi, atti, vita e costumi. Se essi sono secondo Dio, se si conformano ai comandi di Dio, poco importa, perfino che tu sia in casa o in piazza. Che dico, in piazza? Poco importa, perfino che tu ti trovi in teatro. Se stai servendo il verbo di Dio, tu sei nel santuario. Non avere alcun dubbio. E queste parole le dice Origene, un padre della Chiesa, e a me sembrano non sorpassate, ma di una attualità unica, capaci di fecondare il momento presente e di farci trovare sempre la speranza e il Cristo risorto nella nostra vita. Domani, sempre, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!